Le lapidi possono dirci molto su una persona. Possiamo conoscere il loro nome, quanti anni avevano, quando sono morti, chi era il loro coniuge, quando si sono sposati e anche quanti figli hanno avuto. Ma l'incisione su una lapide nel nord della Virginia è così vaga che ha ispirato una leggenda locale che dura da oltre 2 secoli. Parliamo della donna sepolta in questa tomba, una donna conosciuta solo come la donna sconosciuta. La storia della donna è un po' torbida, infatti sulla storia esistono molte versioni diverse fra loro e dettagli contraddittori. E non è chiaro quali parti siano vere, quali siano state distorte nel tempo o inventate interamente. Ad ogni modo, oggi vi racconto ciò che sono riuscita a mettere insieme da varie fonti. Intorno al settembre del 1816, in viaggio dalle Indie occidentali, una giovane coppia arrivò in Virginia. Si racconta che la moglie fosse estremamente bella ed entrambi furono descritti come persone di classe. La coppia affittò la stanza numero 8 alla Gatsby's Tavern, ma pare non rivelarono mai la propria identità a molte persone. Si diceva che la moglie indossasse un lungo velo nero che impediva a chiunque di vederla bene in viso. Tuttavia pare fosse anche gravemente malata. L'uomo chiese che gli fosse permesso di sbarcare in anticipo proprio a causa della malattia della moglie e che una volta sbarcati il marito decise di assumere un medico, in alcune versioni un'infermiera, per prendersi cura così di sua moglie. Ma un'altra versione racconta invece che proprio la moglie si rifiutò di vedere un dottore, anche se questo non coincide del tutto con alcuni degli altri dettagli di questa storia. Ad ogni modo, nonostante le cure mediche, era chiaro che la donna non ce l'avrebbe fatta. Prima di morire, suo marito avrebbe fatto giurare al medico o all'infermiera che non avrebbero mai dovuto rivelare l'identità né sua né di sua moglie. E pare che la stessa richiesta venne fatta al proprietario dell'osteria, che in seguito avrebbe scarabocchiato il loro nome nei registri. La donna morì il 14 ottobre 1816. Dall'iscrizione sulla sua lapide risulta che la donna al momento della sua morte aveva 23 anni e al posto del suo nome risulta scritto alla memoria di A, donna sconosciuta, le cui sofferenze mortali ebbero fine il 14 ottobre 1816. Per pagare la lapide pare che il marito della donna prese in prestito circa $1,500 da un uomo del posto, di nome Loren Hell, e che dopo averlo ripagato si dice lasciò rapidamente la città. Ma pare che la banconota che usò per ripagare il suo debito si rivelò falsa. Alcuni anni dopo Loren Hell visitò la prigione di New York. Il motivo della sua visita non è chiaro, ma mentre era lì si è imbattuto in un uomo noto solo come Claremont, che si è rivelato appunto essere l'uomo sconosciuto che lo aveva ripagato con una banconota falsa. Quando Hell si presentò a lui per chiedere spiegazioni all'uomo e sicuramente per riprendere i suoi soldi, l'uomo affermò che c'era stato sicuramente un errore e che non sapeva che quella banconota fosse falsa e che prima o poi lo avrebbe ripagato. Apparentemente non l'ha mai fatto e cosa gli è successo dopo è del tutto un mistero. Varie versioni lo fanno vivere come un vagabondo o tornare dall'altra parte dell'Atlantico. Tuttavia la storia ha ispirato parecchi resoconti romanzati su giornali, riviste e libri. A metà del 1800 è emersa una storia su un uomo che ogni anno in ottobre visitava la tomba della sconosciuta. Secondo quanto riferito è stato avvistato diverse notti di fila, gemendo e pregando. Se questo fosse il marito della donna o qualcun altro, rimane un mistero.
Nel 1898 un uomo e una donna visitarono la tomba e la donna disse al sovrintendente che conosceva la donna sconosciuta. Secondo questa donna, era la moglie di un ufficiale britannico che si era sposato contro il volere della sua famiglia. Questa donna, dopo queste rivelazioni, affermò che avrebbe fornito maggiori dettagli in seguito, cosa che non avvenne. Oltre 200 anni dopo la morte della sconosciuta, la storia continua a sconcertare coloro che ne sentono parlare e parebbe che la stessa straniera potrebbe ancora girarsi per la Gatsby's Tavern. Secondo quanto riferito, il suo fantasma è stato avvistato nelle finestre, dalla strada, ma più volte, nella sala da ballo della taverna e nella stanza numero 8, la stanza in cui è morta. Ma si dice fu vista anche dalla sua lapide nel cimitero di St. Paul. Una storia racconta di una guida turistica alla taverna che ha visto una bella donna in abiti del Novecento. La seguì nella stanza numero 8, ma giunto all'interno scomparve, trovando però una candela accesa. La guida andò fuori di testa e andò a raccontare a qualcuno quello che aveva appena visto, ma tornando all'interno della stanza, la candela si era già spenta, ma ancora si poteva sentire il suo calore al tatto. Ma quindi chi erano la donna sconosciuta e suo marito? Era davvero suo marito? E perché erano così intenzionati a mantenere segrete le loro identità? Esaminiamo alcune teorie che ho trovato a riguardo. La prima che ho trovato è che la donna pare fosse davvero Napoleone Bonaparte sotto mentite spoglie. Ho visto questa teoria in diversi posti, ma non sono riuscita a trovare alcuna ragione per cui la gente possa credere a tale teoria. Quindi presumo che non sia molto attendibile. La teoria successiva è che i due fossero truffatori. Il marito pare che era quello che comandava. Ma sua moglie lavorava con lui? Volevano mantenere segreta la loro identità in modo da non rimanere intrappolati in qualsiasi altro crimine che avrebbero potuto commettere? Erano in fuga? Oppure solo uno di loro era un criminale e voleva tenere nascosta anche l'identità dell'altro in modo che non potessero essere rintracciati attraverso il coniuge? A queste domande non ho trovato risposta. Ma un'altra teoria è che fossero dei nobili. Questo è quello che effettivamente hanno pensato anche gli abitanti di appena i due sono arrivati in città. Alcune persone credono che la donna fosse la figlia di un lord inglese che era fuggito. Altri credevano che non fossero necessariamente di nobili origini, ma si fossero sposati contro la volontà dei genitori e stessero cercando di scappare. Questo è simile alla storia raccontata dall'altra donna misteriosa quando visitò la tomba nel 1898. Ad ogni modo, le ultime due teorie che ho trovato a riguardo sono piuttosto selvagge. La prima è che lo straniero fosse in realtà Theodosia Barr Alston, la figlia dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Aaron Barr. Il 31 dicembre 1812, Theodosia salì a bordo di una nave nella Carolina del Sud, diretta a visitare suo padre a New York. La nave affondò e tutti quelli che erano a bordo si persero in mare e non vennero mai più visti o sentiti. Oppure sì? Chi lo sa? La nave probabilmente affondò a causa del maltempo, ma emerse un'altra teoria. Theodosia fu rapita dai pirati e fuggì dall'isola deserta su cui la tenevano prigioniera. Poi in qualche modo ha trovato la strada per Alessandria accompagnata da un uomo conosciuto lungo la strada. Questa teoria tuttavia non spiega chi fosse il marito della straniera o perché fossero così intenti a nascondere la propria identità. In quanto figlia di un noto personaggio politico, Theodosia non avrebbe voluto che la sua famiglia e il pubblico sapessero cosa le fosse successo? Pare che Theodosia aveva 29 anni al momento della sua morte ed era anche più vecchia della donna sconosciuta, che invece risulta ne avesse 23 quando morì.
Ultima teoria, e probabilmente la più folle di tutte, suggerisce che la donna sconosciuta fosse una donna di nome Blanche Forden. Mentre trascorreva del tempo in India, Blanche conobbe due uomini, John Truss e John War. Si innamorò di Truss e l'altro provava dei sentimenti per lei, sentimenti che non furono ricambiati. Usando la sua conoscenza in magia nera, mise Blanche in trance e essenzialmente la costrinse a salire a bordo di una nave con lui e sposarlo mentre era in mare. Ma la donna successivamente si ammalò durante il viaggio e ovviamente non sarebbe sopravvissuta ancora per molto. The Rambler racconta una storia gotica e come in qualche modo Truss scoprì dopo la morte di Blanche che in realtà era la sua sorella gemella perduta da tempo. E John War, l'uomo che essenzialmente la rapì, era anche il loro fratello perduto da tempo. Un'altra fonte implica che lo abbiano scoperto prima che lei morisse e abbiano così tenuto nascoste le loro identità per evitare lo stigma che deriva dall'incesto. Ad ogni modo, qualsiasi versione di questa storia penso che siano tutte incredibilmente contorte e contraddittorie, e quest'ultima teoria probabilmente non è sostanziale. Quindi scopriremo mai chi era la donna sconosciuta? Potrebbe avere discendenti là fuori che sarebbero interessati a sapere cosa le è successo. Probabilmente aveva membri della famiglia che sono morti senza mai scoprire cosa fosse successo alla figlia, alla cugina o all'amica. Ma sono passati ormai più di 200 anni da quando è morta. E ho la sensazione che le persone continueranno a speculare su di lei per un bel po' di tempo.